Oggi mi trovo a Voghera, protagonista di questa puntata, Palazzo Gallini, che vedete alle nostre spalle, e il Museo di Scienze Naturali. Vi aspetto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. In questa prima parte dei gioielli vogliamo portarvi alla scoperta del Museo di Scienze Naturali Orlandi. Sono qui con il direttore, la dottoressa Simona Guioli, e la quale chiedo subito di spiegare ai nostri telespettatori cos'è questo museo. Il nostro museo è una raccolta, un'esposizione di reperti naturalistici, quindi zoologici, botanici, paleontologici, di tutto il nostro territorio. E visto che l'Oltrepò è veramente ricco di particolarità, di unicità, qui dentro ci sono veramente tanti tesori. Quindi specialmente indirizzato alle scolaresche, sì, alle famiglie, ma un po' a tutti, perché vuole avere una conoscenza più dell'entroterra, del territorio. Sì, assolutamente. Il nostro pubblico prevalente logicamente sono le scolaresche e le famiglie. Però visto che un museo come il nostro, un museo scientifico, fa anche ricerca, fa anche divulgazione, non mancano ad esempio gli aspetti turistici, quelli enogastronomici legati al territorio, e quindi è un rimando anche per tutti quelli che in qualche modo vogliono conoscere il nostro territorio. Tanto noi siamo qui vicino a una teca un po' particolare. Sì, qui abbiamo raccolto un reperto abbastanza prezioso. Purtroppo alcuni anni fa è stato investito un lupo, in particolar modo un cucciolo di lupo, una femmina di lupo, e è diventata un po' la mascotte del nostro museo, perché il lupo è un ritorno in Oltrepò, assolutamente prezioso, non deve far paura il suo ritorno, ma anzi deve essere visto con positività, logicamente monitorato, controllato, tutelato anche che chi comunque ha problemi dalla sua presenza, tipo gli allevatori eccetera, però sicuramente è un bene prezioso e per questo è diventato un po' il simbolo del museo. In particolar modo le scuole l'hanno un po' adottato e l'hanno chiamata Mirtilla, questa lupacchiotta. Ci tengo molto a sottolineare, lo faremo magari anche poi a chiusura di questa nostra visita, quella che è la divulgazione. Molte sono le attività che organizzate proprio con le scolaresche che decidono di venire qui in visita a livello di laboratori. Sì, abbiamo diversi laboratori su le tematiche più svariate. Sono laboratori hands-on, cioè si fa pratica, e soprattutto sono molto all'aperto. Quindi abbiamo dei centri didattici all'aperto in Appennino dove possiamo far fare sentieri, far conoscere direttamente su campo ai ragazzi le varie tematiche che andiamo ad affrontare, e non sono solo chiusi in queste teche magari poco invoglianti per i ragazzi.
Iniziamo il nostro viaggio parlando del paesaggio dell'Oltrepò Pavese. E il nostro Oltrepò è veramente uno scrigno di curiosità e di particolarità. Il paesaggio è uno di questi, tant'è che ha attirato l'attenzione di tantissimi scrittori, ad esempio Hemingway. E queste sono un po' l'essenza di questo paesaggio, chi lo popola, ecco. Visto che ci sono tantissime sfaccettature, dai calanchi ai monti più alti, alla collina, alla pianura, qui abbiamo voluto racchiudere un po' quelli che sono gli animali tipici di questi ambienti, sicuramente con tante particolarità. Ad esempio l'arrivo dell'istrice, oppure tantissime specie di uccelli, sia migratori sia nidificanti sul nostro territorio. Mi incuriosiscono molto ad esempio le case, cioè i nidi, le tane, eccetera. Abbiamo anche delle altre unicità, purtroppo anche dei problemi come caprioli, cinghiali, che ormai sono abbondantissimi sul nostro territorio. E dall'altra parte però la presenza di specie anche particolari dimostra proprio come sia unico e anche ben conservato, anche se noi non lo sappiamo apprezzare, ma chi viene da fuori, anche dall'estero, apprezza veramente questo aspetto dell'Oltrepò. Sì, la cosa particolare camminando fra queste teche sicuramente colpisce l'istrice, perché comunque è talmente imponente e particolare. Poi veramente mi ha colpito la sezione dedicata a tutti i nidi, che è una cosa un po' diversa, non si vede in tutti i musei di scienze naturali. Sì, è vero, abbiamo voluto dedicare spazio anche a questo. Beh, per due ovvi motivi: uno perché ne avevano tantissimi, l'altro per ricordare anche un ricercatore che è stato Pazzucconi, che ha appunto dedicato la vita a raccogliere questo materiale e logicamente andava celebrato visto che è dell'Oltrepò. Ma soprattutto perché molti pensano al nido come effettivamente il classico cestino fatto con i rametti intrecciati. In realtà gli uccelli, ma non bisogna andare in Africa o chissà dove per vedere delle stranezze, i nostri, quelli che vivono qui, nidificano qui, hanno veramente delle tecniche incredibili e metterli lì a contatto con le persone effettivamente suscita sempre curiosità e emozione. Cos'è la cosa che suscita più emozione appunto quando vengono i bambini? Beh, a parte, non so, ad esempio le stranezze, come diceva lei prima, l'istrice ad esempio, o il lupo, ma anche le piccole cose. Ad esempio quando noi facciamo le visite guidate raccontiamo sempre delle curiosità, come ad esempio il cuculo che non fa il nido ma parassita il nido degli altri. Allora il fatto che ad esempio riesce addirittura a deporre uova simili all'animale che vuole andare a predare, ecco, queste cose sono abbastanza curiose e sicuramente attraggono l'attenzione, attirano l'attenzione anche del pubblico più generico. Finire questa nostra visita al Museo di Scienze Naturali, facciamo un po' il percorso inverso perché vogliamo parlare di fossili e di minerali. Sì, ci siamo spostati appunto nella sezione di mineralogia e non poteva mancare una parte dedicata alle rocce e ai minerali dell'Oltrepò. Diciamo che dobbiamo immaginare di fare un viaggio indietro nel tempo partendo dalle cime più alte dell'Appennino fino ad arrivare in pianura. Sicuramente una delle rocce più particolari è l'ofiolite, che è stata lavorata fin dalle epoche più remote dagli uomini per farne monili e utensili, e l'area proprio di Rivanazzano, Brignano Frascata, quindi l'area del nostro territorio, è ricca di questi reperti perché era una delle industrie più ricche, più attive del periodo. Certo, in questo museo
so che custodite anche delle unicità, per cui siete molto gelosi naturalmente. Sì, abbiamo delle particolarità a livello paleontologico che caratterizzano proprio il nostro territorio. Una, ad esempio, è la balena appennina. Sono i resti di una balena, appunto, che è stata trovata qui sui nostri colli, ed effettivamente è abbastanza antica perché ha circa 12 milioni di anni. Un'altra unicità è questo omero di plesiosauro, che fino ad alcuni anni fa era praticamente l'unica, se non la seconda segnalazione in Italia di questo rettile mesozoico, e è importante perché oltre a essere appunto così raro era anche un cucciolo, quindi effettivamente è veramente una particolarità. Altra curiosità sono questi piccoli, chiamiamoli sassolini, si chiamano otoliti, che si trovano ancora oggi nelle orecchie dei pesci, ma questi sono particolarissimi perché oltre a essere abbastanza antichi, perché hanno 35 milioni di anni, e quindi sono, a detta dello studioso che appunto li ha analizzati, quelli di mare più profondo mai trovati al mondo. Quindi è interessante vedere queste forme abbastanza mostruose di pesci degli abissi che adesso affiorano sulle colline del nostro Appennino. Abbiamo detto all'inizio, ci tengo a ribadirlo anche in chiusura di questa nostra visita, molte sono le attività, perché questo vuole essere un po' il punto di partenza per fare sì venire a visitare il museo, ma anche per organizzare delle escursioni all'aperto. Sì, ad esempio abbiamo parlato di fossili, noi uno dei nostri centri didattici è proprio in una località molto ricca di fossili, e quindi facciamo diverse escursioni non alla ricerca ma per vedere e fotografare quello che si trova, ma soprattutto per conoscere anche gli aspetti più antichi, quindi quelli geologici, paleontologici del nostro Appennino. E sono escursioni aperte a tutti. Adesso addirittura stiamo studiando anche un percorso per disabili motori, e è un percorso abbastanza facile che si potrà fare con la carrozzina elettrica. Dottoressa, naturalmente la ringrazio, voglio ricordare che tutti i riferimenti e tutte le informazioni li potete trovare qui negli indirizzi che vedete in sovraimpressione. Però è arrivato il momento della nostra prima interruzione, ci vediamo tra pochissimo sempre qui da Voghera. Seconda parte di GL Sotto Casa, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Sempre protagonista di questa puntata è Voghera, e ho il piacere di ritrovare a distanza di qualche settimana, di qualche mese, l'assessore alla cultura, scuola e commercio Marina Azzariti. Assessore, è un piacere ritrovarla. Siamo in un palazzo storico molto importante per Voghera, che adesso tra l'altro è anche sede del suo assessorato, che è anche un modo però per mettere a disposizione di tutta la comunità e di tutti i turisti questo che è appunto un palazzo storico molto importante, il Palazzo Gallini. Sì, Palazzo Gallini è stato fondato nel 1832 da Giovanni Battista Gallini, era un grande agricoltore del territorio. Qui ricordiamolo, Voghera è immersa in un territorio pianeggiante nella pianura padana, ed è un territorio che è sempre stato a grande vocazione agricola, in particolare ricordiamo le grandi produzioni vitivinicole,
agricole del territorio. Carlo Gallini era il figlio di Giovan Battista Gallini e ha fondato il Pio Istituto Agrario, quindi la scuola l'agraria vogherese, che è una scuola d'eccellenza, una scuola superiore d'eccellenza che forma appunto i periti agrari. Come dicevo, questo edificio fu fondato nel 1832 dal padre, grande agricoltore del territorio. Si sviluppava su un quadrilatero, aveva un grande cortile all'interno e questa parte dove ci troviamo noi era la parte nobile del palazzo. Attorno al cortile si sviluppavano poi stalle, erano custoditi gli animali, era veramente una grande tenuta. In parte è stata andata distrutta, è rimasta questa ala dell'edificio, restaurata intorno nel primo decennio del 2000 e nel marzo del 2012 è stata inaugurata come sede appunto dell'assessorato cultura e come casa museo. Infatti in alcuni locali trovano sede gli uffici della cultura ed anche il mio stesso ufficio, e il resto è appunto casa museo, visitabile per turisti, quindi per cittadini, per curiosi, durante orario ufficio, durante tutto l'anno. Questo è molto bello, molto ammirevole. Io sto notando in queste prime stanze che abbiamo visto gli affreschi, i soffitti affrescati che veramente sono meravigliosi, e il mobilio che è veramente molto molto interessante e molto bello. Sì, è stata adibita per anni questa struttura, questa parte di edificio, anche a sede del Civifruce e dell'ERSAF, che erano enti che nel territorio nel Novecento si occupavano, nella seconda metà del Novecento, si occupavano appunto di valorizzazione e promozione dell'attività agricola del territorio. Dopo che è stato restaurato, una parte del mobilio infatti è passata appunto alla casa museo e si sta procedendo con un progetto importante di recupero e di valorizzazione e anche di restauro di quelli che sono i beni mobili ammalorati. Tra l'altro anche interessante la collezione di quadri della quadreria che c'è all'interno di questa casa. Questa collezione è molto importante, è una quadreria molto importante che ha raccolto Carlo Gallini, che poi appunto ha donato al comune di Voghera. Ci sono quadri che risalgono dal 1500 al 1800, non solo era un grande filantropo, quindi ha raccolto quadri e ha collezionato quadri di grandi e meno grandi, importanti e meno importanti pittori ed artisti, ma era egli stesso un pittore. Infatti diversi autoritratti sono opera proprio di Carlo Gallini. Una sala di questo edificio l'ho adibita a sala di mostra semipermanente. In questo periodo sono qui collocate le tele di un importante pittore del territorio che è Gian Sisto Gasparini, ancora in vita. Assessore, andiamo in questo punto perché appunto possiamo ammirare in tutto il suo splendore questa sala, che tra l'altro in questo momento ospita questa personale. Però diciamo che, sempre per continuare il discorso che avevamo iniziato un po' prima, un recupero dal passato per metterlo comunque a disposizione di tutte le persone di Voghera, ma anche dei turisti, anche perché qui molto spesso vengono fatte anche altre mostre sempre in questa sala. Devo dire che un altro argomento importante che voglio portare l'attenzione dei vostri telespettatori è che questo edificio è, nella progettualità anche futura ma presente, un importante polo culturale. Infatti i locali al piano terra di questo edificio erano occupati dalla provincia, dall'amministrazione provinciale. Se n'è andata e ho chiesto e ho ottenuto che la nostra amministrazione si impegnasse per il recupero anche del piano terra. Al piano terra verranno a breve verrà trasferito il materiale dell'archivio storico. Voghera ha un importantissimo archivio storico, ricco di reperti, non solo libri, non solo materiale scritto, ma anche cartografia, documenti di diverso tipo che potranno essere consultabili sempre in questo edificio al piano terra. Ritorniamo al punto che abbiamo toccato anche qualche settimana fa, qualche mese fa, quando ci siamo incontrati: l'importanza di questa amministrazione per quanto riguarda la cultura. Beh, devo dire che è un grande impegno, perché non solo sto e stiamo lavorando con tanto impegno e di interesse ed attenzione su questo monumento, ma su tutta la rete dei nostri monumenti. Voghera è una città ricca di storia e ricca di monumenti di pregio. Oltre infatti a Casa Gallini abbiamo il castello,
ora di proprietà di Maniale, nel quale, all'interno del quale però come assessorato alla cultura e come assessore programmo tutto l'anno diversi eventi che vanno da mostre fotografiche, pittoriche, di rilievo ad eventi culturali, di intrattenimento, ma di socializzazione, musicali, di danza ed altri, così come abbiamo un Duomo che la nostra cattedrale è veramente ricca, una perla ricca di opere d'arte di pregio. Abbiamo poi diverse chiese significative come la chiesa di San Giuseppe, la chiesa del Carmine, la chiesa rossa, la prima chiesa fondata appunto a Voghera, e abbiamo la chiesa di Santa Maria delle Grazie, diversi monumenti importanti. Abbiamo poi una caserma di cavalleria attorno alla quale stiamo costruendo progetti di recupero funzionale, all'interno della quale per ora trovano sede appunto il museo storico e il museo di scienze naturali e la biblioteca. Abbiamo una biblioteca veramente ricca di materiale, ricca di libri, e che offre veramente, oltre che la consultazione, anche spunti per di socializzazione e di crescita culturale, con diverse presentazioni letterarie e tantissime iniziative che hanno veramente un importantissimo riscontro. Assessore, innanzitutto complimenti e grazie anche per l'ospitalità. È stato per noi un piacere ritornare qui a Voghera. Voglio ringraziare naturalmente anche tutti quanti voi che ci seguite sempre con tanto affetto. In chiusura permettetemi di ricordare il nostro indirizzo di posta elettronica se volete mettervi in contatto con noi per richiederci delle informazioni oppure per darci dei suggerimenti sulle prossime mete dei gioielli sotto casa, che è appunto gioiellisottocasa@cremona1.it. Per oggi è proprio tutto, l'appuntamento alla prossima puntata, stessa rete, stessa ora, e come di consueto, viaggiate assieme a noi.